immersa nell'entroterra campano. Alle pendici nord-orientali del Monte Vesole, in provincia di Salerno, si erge Rocca d'Aspide, una cittadina medievale ricca di storia. Le sue origini sembrano risalire al 70 a.C., quando alcuni ribelli di Spartaco si insediarono sulla parte aspra del Monte Roccioso. Il suo nome vanta antiche origini. Inizialmente conosciuta come Casa Vetere di Capaccio, si è trasformata in Rocca nel 1100, in Rocca de Aspro nel 1500 e solo nel 1850 diventa Rocca d'Aspide. Punto centrale del comune è l'antico castello feudale. Il castello viene edificato nel 1245, quando l'imperatore Federico II di Svevia, dopo la congiura di Capaccio, decide di fortificare una rocca preesistente costruita ai tempi dei principi longobardi del Ducato di Benevento per controllare la Valle del Calore. Nella metà del XVI secolo, molti feudi cilentani vennero messi in vendita. Tra questi, il castello di Rocca d'Aspide, che venne acquistato dai principi Filomarino di Napoli. Proprietari fino agli inizi del 1800, quando la proprietà passò nelle mani della famiglia Giuliani, che la possiede ancora oggi. È proprio con i Filomarino che vengono erette le torri cilindriche, il cortile esterno, la cinta muraria distrutta nel 1943 dai bombardamenti alleati e la gradinata esterna che porta all'ingresso del cortile interno. Entriamo nel cortile interno dove ci aspetta Pasquale Giuliani. Il castello di Rocca d'Aspide ha una storia quasi leggendaria, perché è un castello con torri gotiche e torri francesi dello stile Île-de-France. Noi siamo in questo cortile dove ci sono degli archi quattrocenteschi e lì vediamo, alla mia sinistra, vediamo un arco seicentesco che si sovrappone con la sua fabbrica orientale a tutto questo nucleo centrale. Questa è la base della torre quadrata nord, vale a dire è la base del nucleo originario del castello di Rocca d'Aspide. Questa torre in origine era dell'assetto, aveva l'assetto delle torri pestane, poi con i secoli e con i rinforzi si è ampliata e si è elevata. Al contrario di molti castelli quattrocenteschi, il castello di Rocca d'Aspide non presenta un fossato, poiché è eretto su una rocca ed è circondato da un centro storico con strade strette e a gradoni. Questo tipo di strade rallentavano l'assalto al castello da parte dei nemici, così che si potesse attivare la difesa con frecce e colate di olio bollente. Fin dai tempi antichi, Rocca d'Aspide è stato un paese di commercianti provenienti da tutti i paesi limitrofi, diventando così il punto di riferimento della Valle del Calore. Si produceva molto vino, olio e soprattutto castagne, un prodotto importato intorno all'XI secolo dalla Vellinese, e a cui oggi è stato riconosciuto il marchio IGP. Al marrone di Rocca d'Aspide IGP è stata dedicata una festa tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. La manifestazione richiama tantissimi turisti che possono apprezzare le castagne preparate in tanti modi differenti. Alle manifestazioni gastronomiche si affiancano le rievocazioni storiche come il corteo medievale.
corteo medievale veniva solitamente organizzato dalla Pro Loco per gli inizi di agosto e rievocava il passaggio di Federico II. Oltre alla sfilata in abiti del tempo, venivano presentati alcuni giochi medievali, come la giostra a cavallo, il torneo cavalleresco e il lancio del giavellotto. Con il tempo, la rievocazione storica è stata accorpata e pian piano abbandonata in favore dei giochi medievali di Santa Sinforosa, la patrona di Rocca d'Aspide. I festeggiamenti per la festa patronale si tengono solitamente dal 16 al 19 luglio, con i giochi medievali, concerti e celebrazioni religiose. Nonostante le difficoltà riscontrate nell'organizzazione dell'evento nell'ultimo anno, le squadre a prendere parte ai giochi sono sempre numerose e sempre pronte a cimentarsi in diverse gare come la corsa con la gallina, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, l'hula hoop, corsa sui mattoni e il palo della cuccagna. Nonostante l'inevitabile processo di trasformazione della società che ci proietta verso il futuro, Rocca d'Aspide non rinnega le sue tradizioni e conserva in sé moltissime storie, feste, leggende di passaggi segreti, magie e misteri, tutti da scoprire.